Ora svolgiamo lo stesso esercizio di prima, carrello contro molla, ma ci mettiamo anche l'attrito. Il carrello è lo stesso di prima, 400 grammi, viaggia alla stessa velocità di prima, 1,20 m al secondo. La costante elastica è la stessa di prima, avevamo calcolato il valore 57,6 N al metro. Il carrello parte sempre da 70 cm, la molla è a 15. Però stavolta a causa dell'attrito si capisce che il carrello perde un po' di velocità durante l'avvicinamento alla molla e a causa dell'attrito la compressione della molla sarà minore. Prima la molla veniva compressa da 15 a 5 cm, adesso soltanto da 15 a 10 cm. Quindi adesso l'accorciamento è stato di 5 cm soli, prima era stato di 10 cm. Con questi dati dobbiamo calcolare il coefficiente d'attrito dinamico tra carrello e il piano e il lavoro compiuto dalla forza d'attrito. Naturalmente c'è da organizzare una tabella e riempirla con tutti i valori come nell'esercizio precedente. La tabella la organizziamo con le posizioni in orizzontale come prima. Stavolta la tabella però la esprimiamo l'energia in millijoule perché è più comodo, cioè millesimi di joule. Cominciamo a riempire la tabella con i vari zeri. L'energia cinetica del carrello diventa 0 quando il carrello si ferma per un attimo in C, quindi 0 qua. Poi naturalmente tutti zeri, l'energia gravitazionale come prima perché il carrello non si solleva mai rispetto al terreno. L'energia elastica della molla sempre 0 finché la molla non è compressa, quindi diverso da 0 soltanto in C. Poi il carrello viaggia alla stessa velocità di prima, è lo stesso carrello, la stessa massa, quindi ha la stessa energia cinetica di prima, 0,288 joule, cioè 288 millijoule. Però a differenza di prima, qua non possiamo scrivere 288 millijoule, perché nel frattempo, passando da A a B, ha agito l'attrito. L'attrito ha rallentato il carrello, quindi qua ci andrà un valore minore di 288 millijoule. Questo valore adesso non ci serve, lo calcoliamo alla fine. Calcoliamo adesso invece l'energia elastica della molla compressa, quindi energia elastica in C, da mettere qua. È lo stesso calcolo che abbiamo fatto nell'esercizio precedente, con l'unica differenza che l'accorciamento è di 5 cm soli e otteniamo 72 millijoule che andiamo a scrivere qua. Ora possiamo riempire due caselle dell'ultima riga, l'energia meccanica, infatti sommiamo tutte le energie nelle varie forme e quindi abbiamo 288 millijoule all'inizio quando il carrello è in A, ma soltanto 72 millijoule alla fine quando il carrello è in C. Si è persa l'energia meccanica in parte per colpa della forza d'attrito che ha compiuto un lavoro dissipativo, trasformando una parte dell'energia meccanica in calore, cioè in energia termica.